Vediamo adesso come trattare, per così dire, sempre le frazioni algebriche, abbiamo visto, no? Somma algebrica, quindi somma o differenza. Vediamo nel caso della moltiplicazione, sarà ovviamente molto analogo, lo faremo in questa stessa lezione, per la divisione. Il modo migliore, prendiamo l'esempio, prendo l'esempio 144 del libro, a al quadrato, b alla terza, fratto x alla terza, z alla terza, per x quadro, z quadro, fratto a al quadrato, b al quadrato. Beh, la prima cosa che dobbiamo comunque sempre fare è il campo di esistenza, no? La variabile appare anche a denominatore e non è scontato che esista. Qui vedete ci sono delle catene di per. Qua sta x alla terza per z alla terza, nella prima frazione, nella seconda al quadrato b al quadrato. Che dobbiamo porre quando stanno tutti moltiplicati? Ognuno di questi è diverso da 0. Quindi x è diverso da 0, no? Perché almeno x alla terza non potrà essere 0, z è diverso da 0 per lo stesso motivo, a è diverso da 0 e b è diverso da 0. Va bene? Cioè tutti e quattro quei termini che appaiono. Sia chiaro che se qui non è il nostro esercizio, ci fosse stata per esempio una x anche nel secondo termine, chiaramente non ci sarebbe stata sopra sicuramente, però è ovvio che se ho messo diverso da zero già dal primo, nella prima frazione vale anche scusate, per la seconda, quindi non devo ripeterla due volte, ma ho tolto perché qui non c'è. Quindi queste le condizioni esistenti. Adesso qui, perché è tutto molto più semplificato rispetto a anche la somma o differenza della somma algebrica? Perché lì dovevo vedere se c'era una possibile semplificazione tra numeratore e denominatore e poi fare il minimo comune multiplo, che con le frazioni algebriche non è così immediato come quando li vediamo i numeri, no? Tra numeri semmai interi. Quindi, vediamo se c'è una possibile semplificazione. Vediamo nella prima frazione. Sopra vedo una e una b, ma a parte l'esponente. Sotto x e z, quindi non hanno niente in comune. Sì. Sì, mo ci arriviamo. Sì, mo dicevo, prima fase, vedere proprio in ogni frazione se si può semplificare. Capite? Come se dicessi. Guardo questa, tra il numeratore e il denominatore c'è una possibilità, perché può pure capitare, capito? Cioè, lo so che sarà raro pure negli esercizi, però può capitare che c'è già subito una semplificazione. E in questo caso, dicevo, se vedete le lettere A, B, X, Z, sono tutte e quattro diverse, quindi niente. Nel secondo, notate, stanno un po' scambiate, no? X e Z, scusate, a numeratore, e A e B a denominatore, stesso ragionamento. Una volta appunto vista sta cosa, posso iniziare a vedere se ci sono nel prodotto, ricordate le semplificazioni, ma come del resto avremmo fatto, ne so, 3 decimi per 25 noni, va? Prima vedevo se c'era da semplificare in ognuno, poi avremmo iniziato a semplificare in maniera incrociata, potremmo dire, cioè il numeratore del primo o parte del numeratore del primo si semplifica con qualcosa del denominatore del secondo e viceversa, il numeratore del secondo con il denominatore del primo. Ok, quindi arriviamo a quello che diceva Giorgia. Quindi al quadrato si semplifica con l'al quadrato che sta qui. Perché qua, ragazzi, non c'è più un più, c'è un per. Come qua, ripeto, 3 e 9, avremmo detto 1 e 3. Poi continuiamo, b alla terza e b quadro. Questo b al quadrato scompare totalmente, questo b alla terza diventa b alla 1, quindi b. Poi continuiamo, x al quadrato con x alla terza se ne va totalmente, rimane x al denominatore, z alla terza e z alla terza proprio scompare la z. Quindi chi è sopravvissuto tra tutto questo? Vediamo, sto b. Continuiamo qua, tutto è andato via, tutto è andato via. Quindi quell'espressione è rimasto B. Ah, ho fatto X, scusate, è vero, anche X sotto. Ok?
Quindi non c'è, dicevo, nessuna particolarità. Quindi le due fasi, anzi le tre fasi, sempre il campo di esistenza, semplificazione in ogni frazione, se è possibile, se no le semplificazioni incrociate. Cioè qua potevano essere, ci poteva stare una terza frazione, eh? Potevo semplificare qualcosa del numeratore del primo con il denominatore dell'ultimo, va bene? Allora, svolgiamo quest'altra, vedete, con tre termini. Qua solo una cosa voglio farvi notare, ammesso le parentesi, ma secondo voi erano necessarie per la posizione dove si trova? Che se questo fosse stato un termine intermedio, erano assolutamente necessarie, non vi pare? Ma essendo il primo, capito, quel meno all'inizio, a chi dava fastidio? Però, insomma, è giusto un'osservazione, non è che è sbagliato, sia chiaro. Condizione di esistenza, che devo porre? Y diverso da 0, e in questa maniera faccio esistere questi due pezzi, e poi anche A diverso da 0, che sarebbe A alla terza diverso da 0, quindi queste sono le uniche due condizioni. Adesso, semplificazione tra numeratore e denominatore, c'è qualcosa? Ci abbiamo 1, 2 e 3 frazioni. Nella prima, nulla. Nella seconda, pure neanche, nella terza neanche. Iniziamo a vedere quelli incrociati. Allora, vedete una cosa, y con y alla terza rimane un y al quadrato, ma qui c'è un altro y al quadrato, capito? Quindi a sua volta, quindi metto due barrette là, giusto per dire qual è la seconda semplificazione, ok? Poi a alla terza con a alla quarta, vedete? Quindi alla terza se ne va totalmente, qua rimane A alla prima, e le A sono finite. Poi questo 16 con il 4, o con l'8, sì, è vero, sì, anche con quello. Quindi 1 e 2, mo, esatto, il 2 cambiamo colore, se no sono tutti uguali, quindi rimane 1 e 2, va bene? Mi sembra che le abbiamo fatte tutte, pure perché di lettere. Esatto, che poi andremo a moltiplicare. Ok, però pure perché al denominatore, se vedo bene, non è rimasto nulla. Quindi il meno ovviamente rimane, perché come fosse meno per più, quindi meno. Questo è sparito, qua era A alla prima, quindi A. Poi x al quadrato per x, che fa x alla terza. E poi è rimasto sto coefficiente che potrei sì scrivere alla fine, però consentitemi. Lo metto all'inizio, no? Quindi meno 2 a x alla terza. Ripeto, non che scritto così sia errato, però insomma, quando, se vi ricordate, già con i monomi si metteva sempre prima la parte numerica, il coefficiente, numerico, sono tutti numeri, la parte, come dire, dei numeri che vedo, il coefficiente, e poi mettevo la parte letterale sempre dei numeri. Vediamo la divisione tra frazioni algebriche. Beh, qui è l'unica situazione in cui non vi chiederò di fare subito il campo di esistenza. Perché, ragazzi? Se io scrivo, vedete, 3. Esatto, infatti, mo quello dicevo. Se io ho 3 diviso, vabbè, mettiamo 5 mezzi. Ok, questo in realtà io so che cos'è, è 3 per 2 quinti, cioè vengono scambiati numeratore e denominatore. Fare il campo di esistenza subito, perché non va fatto? Noi che scriveremmo? Che 4x quadro deve essere diverso da 0, ok? Poi andremo ad adoperare x alla terza, y quadro fratto 2x, eh? Ah, è qua, capita? Per, che abbiamo detto, scambiamo tra di loro 4x quadro fratto xy quadro. Che situazione sta capitando? Che quello che un attimo fa era il denominatore, in realtà è un numeratore. E di contro, quello che qui è un numeratore, invece che cosa è diventato? Un denominatore che deve essere coinvolto nel campo di esistenza. Capite che voglio dire?
fare subito il campo di esistenza, noi che avremmo detto x diverso da 0, ci siete? E sto y non l'avremmo detto, perché che abbiamo sempre detto finora per le altre situazioni? Fai il campo di esistenza all'inizio e poi, come dire, non ci pensi più. Qui farlo all'inizio ci indurrebbe a questo errore, perché, ripeto, nel campo di esistenza, se io guardo solo questo denominatore e questo, la y non c'è. Quindi non vado a dire y diverso da 0, non vi pare? Quindi qui come dobbiamo procedere? Prima trasformiamo la divisione in moltiplicazione e poi facciamo il campo di esistenza. Dove? E qui era la terza, x, y, quindi prima invertiamo il, come dire, il secondo termine e poi andiamo a fare il campo di esistenza. Proprio perché arrivate a questo punto, vedete una cosa, è come se l'esercizio iniziasse da qui, non è diventata una moltiplicazione, capite? Quindi mo lo completiamo, x diverso da 0 dovuto a questo, di qua che devo mettere diverso da 0, la y, la x è già l'opposta, ok? Poi eventuali semplificazioni tra numeratore e denominatore, qui ci sono, vedete? Perché x alla terza è x, che succede? Rimane un x quadro. Nel secondo termine pure si può semplificare qualcosa. Io vedo x quadro ed x, quindi questo con il quadrato, ok? Quindi già prima di fare, fatemelo riscrivere, lo so che avremmo potuto continuare, eh? Per 4x fratto y alla terza. No, questo 2 da dove uscite? Quello è x quadro, perdono. Era x al quadrato. Ok? Adesso come continuiamo? Eventuali semplificazioni, come dire, incrociate, no? Il numeratore del primo, della prima frazione con il denominatore dell'altra. Beh, x quadro qui non c'è, quindi niente. Invece che cosa c'è? Y quadro, che si semplifica con questo, che rimane 1, e l'ultima semplificazione mi sembra tra questo 2 e il 4, che rimane appunto 2 sopra. Vediamo chi è sopravvissuto, il 2, poi x al quadrato per x, quindi x alla terza, a denominatore è sopravvissuto questo y, quindi fratto y. Ok? Quindi vedete ancor più come saremmo stati indotti nell'errore con la divisione a fare subito il campo di esistenza. Avremmo scritto solo x diverso da 0. Proprio la y non l'avremmo per niente contemplata. E guardate un po', addirittura è rimasta nell'ultima espressione. Cioè sarebbe bastato guardare qui e dire: scusa, ma se y qua è 0, che succede? Perdete significato. Dove sta messo nella condizione di esistenza? Non l'avremmo messo. Capito qual è l'inghippo? Ecco perché qui dobbiamo scambiare quelle fasi. Prima far diventare la divisione moltiplicazione con la regola molto semplice, no? Scambiare numeratore e denominatore. E poi fare il campo di esistenza, perché come dicevo, vedete, da questo punto in poi questo è diventato un esercizio di moltiplicazione tra frazioni algebriche. Ecco perché insomma la divisione non è sto grosso, non è questo caso particolarissimo, cioè la riporto in moltiplicazione, da lì ricomincio a ragionare per campo di esistenza e semplificazione. Va bene?